E l'ultima volta che avete lavorato con Ennio con questo film? Sì, questo è stato l'ultimo film, ma un po' perché è cambiata il nostro percorso. Io ho cominciato a fare tanta televisione, i costi di Ennio erano diventati più difficili, poi Ennio aveva giustamente aperto un conflitto spaventoso con la Rai, qui si è arrabbiato moltissimo proprio per i costi che la Rai imponeva sulle partiture, che non ha il suo compenso, ma l'impossibilità di usare un organico di un certo tipo. Di un organico italiano, quindi lo costringevano, veniva costretto ad andare ad incidere nei paesi dell'est, eccetera, dove ci sono dei talenti bravissimi, ma lui per principio a un certo punto è un fumantino, sempre tutto tranquillo, eccetera. Anche sulla scorta, una famosa giornalista, me l'ha raccontato Claudio Polivento proprio oggi pomeriggio, una famosa giornalista di Rai 2, scrisse due parole di troppo sulla musica della scorta, un po' invasive le musiche di Morricone, e Ennio incalzò la penna e scrisse quattro pagine fitte di insulti a questa signora, in cui la cosa più carina che diceva che erano incompetenti. Insomma, voglio dire, nella serie ognuno deve fare il suo mestiere, tu fai il regista, tu fai il critico. No, lui a un certo punto gli era detto di tutti i colori. E anche con la Rai è entrata una polemica che tuttora non è stata sanata. Quindi, adesso non è solo per quello, poi purtroppo le occasioni della vita, del cinema, della televisione, di questo mestiere fanno sì che ti incroci, che lavori tanto, poi a un certo punto incontri altre persone, altre occasioni, e ti dimentichi tante cose. Però la nostalgia io ce l'ho, quindi non è detto che non si lavori insieme. Se posso chiudere per quanto mi riguarda con l'immagine che ho di Ennio, molte persone, molti giovani che sono qui magari hanno ancora il loro papà e la loro mamma, quindi, però io ricordo al funerale di mio padre, a un certo punto incrociai lo sguardo di Ennio. Mio padre è un maestro del doppiaggio, un maestro di musica, ma non mi aspettavo mai che lo avrei visto lì, non erano particolarmente amici con papà, però lui mi venne vicino e mi disse: io sono più o meno l'età di tuo padre, questo succedeva 10 anni fa, più o meno l'età di tuo padre, io sono venuto per onorarlo e io so che tu questo gesto non lo dimenticherai. Ogni volta che viene a mancare un padre di un tuo amico, di una persona che non conosci, ma che è legata in qualche modo a qualcuno che ami, vai, perché non si dimenticherà mai di te, perché era più forte l'omaggio a mio padre che qualsiasi omaggio a me. E infatti mi commuove sempre, ci penso, e lo vedo lì tra la gente, tipicamente, non andava avanti, era, però mi ha guardato e poi si è avvicinato, quindi lo ringrazio tantissimo. Ma quello che tipo fa Ugo Tognazzi e io non ricordo. Ah, si conoscevano, si volevano bene, sai, il rapporto tra l'attore e il maestro delle musiche è un po' lontano. Poi il papà ha fatto più film, più film come regista che non ha mai conosciuto. Quindi, però era orgoglioso, e me lo ha detto lui, che aveva iniziato con Ugo. Cioè il fatto di aver debuttato con Luciano Salci nel Federale, fu lui a farmelo notare. Dice: sai che io col tuo papà ho debuttato? Io non lo sapevo. Cioè era il mio primo film e mi ricordo comunque qua su e giù, poi ogni tanto si incontrarono, ovviamente c'era una stima enorme, una stima reciproca, però non c'era un rapporto.